Dobbiamo quindi calcolare il volume della parte immersa della nostra barca, il volume dell'opera viva. Questo per poter valutare la spinta di Archimede, cioè la spinta che permette alla nostra barca di galleggiare. Spinta di Archimede che ricordo è eh, pari al peso del volume di liquido spostato. Okay? E quindi per valutare questo peso abbiamo bisogno di valutare il volume di liquido spostato, che è pari al volume dell'opera viva della nostra barca. E determinata la spinta di Archimede, eh, riusciamo a valutare la congruità di questa spinta con il peso che abbiamo preventivato per la nostra barca. Ricordiamo ancora che eh, per far sì che la nostra barca galleggi effettivamente su quel pelo dell'acqua, quella linea di galleggiamento che noi abbiamo disegnato sul piano di costruzione, peso totale della nostra imbarcazione che andiamo a mettere in acqua e forza di archimede devono essere uguali, il modulo. Ok, si devono equilibrare. Quindi necessità di determinare questo, questo volume. Noi abbiamo il nostro piano di costruzione che è stato disegnato su un foglio bidimensionale, quindi abbiamo tutte curve bidimensionali. Come facciamo a calcolare un volume? Ricordiamo che il, le forme tridimensionali della nostra barca sono date dallo sviluppo delle curve bidimensionali, delle sezioni, che noi abbiamo disegnato sul nostro, eh, sul nostro piano di costruzione. E per andare a valutare il volume della parte immersa abbiamo bisogno di valutare delle aree sul, sul piano di costruzione, aree, vedremo, relative alla parte immersa delle sezioni che noi abbiamo disegnato. Come facciamo a calcolare un'area sottesa da una curva su di, di una curva qualsiasi sul, uh, sul nostro foglio ci viene incontro il metodo dell'integrazione numerica se questa è una curva generica e questo è un, un asse un diciamo un segmento di retta noi possiamo determinare l'area grazie a questi metodi di integrazione numerica l'area sottesa da questa curva che cosa significa l'area sottesa da questa curva che se noi Tracciamo le perpendicolari dagli estremi della curva al nostro segmento perpendicolare, quindi questi angoli sono di 90 gradi, l'area sottesa sarà esattamente l'area di questo settore, cioè l'area compresa tra la curva, il segmento che abbiamo tracciato e le perpendicolari. Il metodo di integrazione numerica che andremo a vedere è il metodo di Simpson. Il metodo di Simpson ci dice che dobbiamo dividere il segmento AB in un numero di pari di parti uguali. Quindi ipotizziamo di dividerlo in quattro parti uguali e di chiamare, se questo segmento lo facciamo giacere sulla semiretta di un asse cartesiano, e quindi tracciamo la perpendicolare a questa semiretta, sarebbe il nostro secondo asse cartesiano Y. Questi punti li chiamiamo x con 0, x con 1, x con 2, x con 3 e x con 4. Segmento AB diviso in un numero pari di parti uguali, in questo caso in 4 parti uguali. In corrispondenza degli x con 0, x con 1, x con 2, eccetera, eccetera, andiamo a valutare la lunghezza di questi segmenti, ovvero... Y con 1, tracciando naturalmente le perpendicolari, ovvero le, le perpendicolari all'asse X, ovvero le parallele all'asse Y, andiamo a valutare la lunghezza di questi segmenti e li chiamiamo Y con 1, Y con 2, Y con 3 ed Y con 4. Queste lunghezze le possiamo valutare con il righello okay? sul nostro piano di costruzione. Y con 1, Y con 2, Y con 3, Y con 4. Scusate, chiamiamo questa Y con 0, Y con 1, 2, 3 e Y con 4. Questi sono segmenti che noi possiamo misurare e possiamo anche misurare il valore di questa partizione. Ricordiamo che abbiamo diviso AB in quattro parti uguali, il segmento A chiamiamolo C, ok, sino al punto x con 1, AC, lo chiamiamo S, la lunghezza di questo segmento. Il metodo di Simpson ci dice che l'area sottesa da questa curva L'area è uguale ad S, quindi la lunghezza di questo segmentino, diviso 3 per il valore di y con 0, più 4 volte y con 1, più 2 volte y con 2, più 4 volte y con 3, più y con 4 <coughs> Se avessimo diviso il segmento AB solo in due parti uguali, in pratica solamente sino avremmo avuto eh, la C, AC in x con 2. Okay? avremmo avuto questo segmento e questo segmento di suddivisione. Avremmo avuto solamente y con 0, l'y con 2 e l'y con 4. Avremmo potuto anche calcolare l'area come S, in questo caso S sarebbe stato AC, lo chiamiamo S1, quindi S1 terzi, per che cosa? Y con 0 più 4Y con 2 più Y con 4 oppure avremmo potuto suddividere il segmento AB in otto parti uguali, il nostro segmentino S sarebbe stato questo, e l'area sarebbe stata. Avremmo dovuto valutare tutti questi y ulteriori e l'area sarebbe stata uguale a s con 2, quindi la lunghezza di questo piccolo segmento s con 2 terzi, per y con 0, più 4 volte il valore di questo y, più 2 volte... Questo y più 4 volte questo y più 2 volte questo y più 4 volte questo y più 2 y con 3 diciamo più 4 volte questo valore di y più y con 4. Quindi vedete che è un, um, vi è una ricorrenza nei coefficienti a seconda di come noi suddividiamo il, um, il segmento AB. I due estremi hanno sempre coefficiente 1. Dopodiché parte una sequenza di 4, 2, 4 coefficienti dei vari parametri y che noi eh, troviamo. Quindi 4, 2, 4 e poi finisce con 1. In questo secondo caso avremmo avuto coefficiente 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Solo nel caso in cui dividiamo il segmento AB in due parti uguali, abbiamo gli estremi sempre col coefficiente 1, non avremo il coefficiente 2, abbiamo solamente il coefficiente 4 della Y centrale. disegnato una sezione ipotizziamo sia una sezione maestra della la sezione maestra della nostra imbarcazione con il piano diciamo la proiezione del piano di simmetria longitudinale e il piano del, del pelo dell'acqua no? abbiamo sul piano delle sezioni abbiamo questa, questa curva e eh, immaginiamo di dover calcolare l'area, quindi applicare il metodo di Simpson al, alla nostra sezione, vogliamo calcolare l'area della parte immersa della nostra, eh, della nostra barca, dobbiamo quindi valutare l'area sottesa da questa curva. Tra questi due punti estremi, diciamo a e b, e gli assi perpendicolari, assi cartesiani. Quindi l'area che noi dobbiamo valutare è questa. Ora noi possiamo prendere per il metodo di Simpson quest'asse come asse x, ma possiamo prendere anche questo come asse x. Ok? Se prendiamo questo come asse x, i nostri y saranno da valutare, immaginiamo di dividerlo in due parti uguali, questo segmento A, AO. Ok, lo dividiamo in due parti uguali, quindi prendiamo questo come asse x i nostri y saranno questo valore qua, questa lunghezza e questa lunghezza che è zero. Se prendiamo quest'asse invece come asse x, i nostri y, dividiamo sempre questo segmento OB questa volta in due parti uguali, i nostri y saranno questo valore qua. Questo valore qua da misurare è 0, quindi possiamo scegliere. Come lo scegliamo dipende un po' dalla forma della sezione maestra. Ora in questo caso è abbastanza indifferente, però è più preciso se noi prendiamo come asse X la linea d'acqua. Perché vi faccio un esempio esagerando. Se noi abbiamo questi assi cartesiani e la nostra sezione maestra è questa, ok. Con il righello, appunto per lo spessore ma per l'inclinazione di questa sezione, e per lo spessore del tratto anche, è molto con il righello è molto più facile. Se questo è l'asse X, andare a valutare gli Y, avere molta più precisione nella valutazione degli Y in questo senso, quindi a valutare questi segmenti, piuttosto che valutare questi perché qua è abbastanza preciso. Ma se devo arrivare sino a qua, se devo misurare questa lunghezza, è molto facile avere un errore grossolano, cioè posso valutare questa lunghezza ma posso valutarla 2-3 mm 2 mm spostati più qua 2 mm spostati più in qua proprio dovuta al, all'inclinazione questo errore è dovuto all'inclinazione di questa sezione quindi a seconda della forma della nostra sezione maestra possiamo più vantaggiosamente andare a scegliere un asse x posizionato sulla dvl sulla linea di galleggiamento piuttosto che sul di, di simmetria proviamo a calcolare su questa lavagnetta l'area di questa di questa sezione